Bentornati amici di Obiettivo News ad una nuova puntata di 2-4 ruote e passione motori. Siamo ancora qui a parlare di motori, appunto. Parliamo di due ruote, parliamo di pit bike e lo facciamo insieme ad Alessio Vigna. Ciao Alessio, benvenuto. Ciao, grazie. Tu sei giovanissimo, sei giovane in anche in questo, nel mondo delle pit bike. Da quanti anni è che hai iniziato a correre con la pit bike e da dove e come nasce la tua passione? Allora, con le pit è da 5 anni che corro e diciamo che la passione delle pit bike e in genere dei motori deriva dal fatto che in famiglia un po' tutti mastichiamo motori e tipo quando ero piccolo i ricordi che ho sono quelli di andare a vedere le gare di papà, correva col sidecar e gare in salita e diciamo che è nato un po' tutto da lì. E mi sono appassionato alle pit bike perché appunto è uno sport che mi permette di innanzitutto vivere la mia passione delle due ruote e in più col campionato che faccio posso anche realizzarmi le mie moto con cui corro e la cosa mi piace parecchio. Tu corri hai preso parte al campionato 12 pollici Italian Cup, sì, nella categoria S3 Under. Sì. Qual è la particolarità di questa categoria? Allora, la particolarità è che il 12 pollici è strutturato in questa maniera. Oltre a esserci le pit bike, ci sono altre categorie che sono quelle dei mini GP, che praticamente è come una pit bike, però ha una guida diversa, manubrio, semi-manubrio e carenate. Poi dopo ci sono i mini motard, che sono dei CRF 150 Honda. Nello specifico il 12 pollici divide ancora le pit bike in sottocategorie S1, S2, S3 e a sua volta sono ancora divise a seconda del peso under e over. Under sono i leggeri, over invece quelli un po' più pesanti, giusto per dare a tutti la possibilità di essere competitivi, non trovarsi con un ragazzino che pesa pochissimo, un po' più pesante farebbe un po' più difficoltà, anche perché c'è il limite di cavalli, che è 14 cavalli che vengono bancati ogni gara, quindi se ci fosse una differenza notevole di peso ne risentirebbe la prestazione stessa. Certo, è un campionato amatoriale, quindi è un campionato che permette anche ai neofiti certo di iniziare ad approcciarsi al mondo delle due ruote. Esatto, soprattutto in quest'anno hanno creato una nuova categoria che si chiama la Rookies e che dove tutti quelli che non hanno mai preso parte al 12 pollici o comunque sono dei neofiti possono correre in questa categoria e di fatto è riscosso grande successo perché diciamo il livello era più o meno quello. La particolarità di questo campionato è che corri con gente che più o meno hanno il tuo stesso livello. Come età, come limite di età, c'è un'età minima? Non c'è, ci sono, sì, adesso non ricordo bene, ma mi pare che sia 11-12 anni per i ragazzini. Poi più grandi, ci sono anche signori di 50-60 anni che corrono e certo si divertono. Qual è la categoria, la particolarità, le peculiarità delle pit bike? Ma allora, le pit bike vengono denominate pit bike, sono quelle moto che hanno i cerchi da 12 in primis. Io parlo di quelle motard perché sono quelle che corro. E come particolarità il motore deve essere un motore raffreddato ad aria con cilindro orizzontale. Difatti nel regolamento deve essere così. Ad esempio una cosa che viene specificata nel regolamento appunto che oltre a essere orizzontale devono esserci, come dicevo prima, il limite di cavalleria e tutto quanto. Sono delle moto, quella ad esempio che utilizziamo noi, con gomme slick ovviamente perché vengono utilizzate nei circuiti, nei cartodromi, e con un'impostazione di guida alta, quindi non hai semimanubrio, hai il manubrio alto. Appunto, come tu correte nei cartodromi un po' in tutto l'Italia, Nord Italia, quali sono i maggiori circuiti in cui correte? Allora, quest'anno abbiamo corso a Sette Laghi, Ottobiano, Pomposa e Cremona e anche Lonato. E sono tutti dei bei circuiti, più veloci, meno veloci, più tecnici o meno, però che
sono divertenti e diciamo è bello girarci dentro, perché con queste moto qua ti sembra di correre in piste grandi, come ad esempio l'Onato, che è molto veloce, apprezzi anche un cartodromo così per appunto le dimensioni piccole della moto, ti diverti comunque. Certo, è un campionato partecipato, immagino, come sì, numero di partecipanti. Sì, parecchio, ci sono, credo quest'anno siano attorno ai 200 iscritti tra tutte le categorie, pit bike, mini GP e mini motard, ed è molto seguito e diciamo che soprattutto per le pit bike è un campionato di riferimento, ecco. Sia per le case costruttrici che anche per i piloti, diciamo che tutti i piloti che sono forti della categoria sono lì, quindi anche come diciamo confronto dei piloti. Certo, come tipologia di moto, come tipologia di campionato la consiglieresti ai piloti che stanno iniziando, comunque vorrebbero avvicinarsi al mondo delle corse? Sicuramente, come ho detto prima, con l'avvento di questa nuova categoria anche chi non ha mai fatto corse è diciamo propedeutica, perché ti diverti, vedi se ti piace e poi puoi continuare, poi dopo se migliori, continui a migliorare, ci sono tutte le categorie per poter continuare a divertirti e se sei più competitivo continuare. I campionati pit bike ci sono solo a livello italiano o ci sono anche a livello europeo e mondiale? Allora ce ne sono, come il nostro qua in Italia, ce ne sono anche in Francia e in Spagna, però diciamo che il livello di quello italiano è leggermente migliore. Difatti pochi giorni fa hanno disputato l'europeo, però è sempre, l'organizzazione era sempre quella del 12 pollici, e difatti tanti piloti europei sono venuti, l'hanno fatta a Sette Laghi e anche lì c'era tanta gente, quindi diciamo che è un punto di riferimento, l'Italia in questa specialità è un punto di riferimento. Tu, come dicevi prima, non so se l'hai già detto, oltre a correre ti prepari anche la tua moto, sì. Quindi questa disciplina ti dà la possibilità di fare anche, esatto, il meccanico. Sì, esatto, io l'ho scelta in primis perché sono ammessi prototipi, quindi io ho la possibilità, visto che a me piace sia costruirle che guidarle, mi dà la possibilità appunto di portare in gara quello che ho progettato, costruito, assemblato. E diciamo, se vogliamo dire quali sono le particolarità della mia moto, sono quelle che ha un telaio Delta Box in alluminio, che è una tecnologia dei telai da corsa delle moto da Gran Premio, con delle parti ricavate dal pieno. Piastre, pedane sono tutte ricavate dal pieno tramite lavorazione CNC, poi è allestita con delle sospensioni sia anteriori che posteriori Gubellini, e cerchi ultraleggeri della WMC e impianto frenante della 8.1. Il motore è un YX160 che quest'anno me l'ha preparato 11 Service e mi ha seguito durante il campionato, e appunto, come dicevamo prima, limite di cavalli e tutto quanto. E la cosa che appunto mi piace è appunto portarla in gara, perché è vero che c'è tanto lavoro dietro, tanto impegno e tutto, però quando arrivano i risultati diciamo che sono, sì, certo, tanto maggiori, esatto. I tuoi obiettivi futuri, continuare in questo campionato? Sì, sicuramente voglio rifare il 12 pollici e cercare di far meglio, partendo da quello che è andato bene quest'anno e cercare di migliorare quello che non è andato bene. Cos'è che è andato bene e cos'è che non è andato bene? Questa stagione diciamo che è stata proprio altalenante. Partendo dalle cose che non sono andate bene, ci sono state delle sfortune, contatti di gara che hanno portato a degli zeri, problemi tecnici, cavolate che però ti fanno perdere le gare, certo. e anche errori da parte mia, quindi troppa foga, tipo Ottobiano è andata male, eravamo in testa, sono scivolato alla penultima curva, errore mio, è andata così. E invece cose che sono andate bene,
tipo a Pomposa è stato, diciamo, il weekend quasi perfetto, perché pole position, vittoria di gara 1 e secondo posto in gara 2, primo di giornata della mia categoria, quindi lì è stato un bel weekend sostanzioso, e quindi da questo che voglio ripartire per il prossimo anno a cercare di far bene. Quindi prossimo anno ancora pit bike? Sì. Sì, sì. No, perché siccome tuo fratello, anche che è stato qua nostro ospite, sì, nei Sidecar, hai dei vicini di casa famosi, perché sei di qua solo, sì, vicini di casa come Celestino Vietti e suo fratello Doriano, però tu rimani fedele per adesso alla pit bike. Alla pit bike, sì, sì. Adesso, appunto per quello, ho, diciamo, speso tanto a livello di tempo e di energie per, diciamo, rendere competitiva la mia moto, quindi adesso voglio godermela un po', ecco. Certo, noi non ci soffriamo mai di dirlo che purtroppo il mondo dei motori, del motorsport, sono sport appunto costosi. Il mondo delle pit bike forse riesce ad avere un budget un po' più contenuto, o anche, allora, anche questo, o hai sponsor o hai... Allora, da quest'anno faccio parte del team NoAltC, e che mi stanno dando una grandissima mano e che ringrazio con tutti i loro sponsor, e mi stanno veramente aiutando. Allora, non è costosissimo come correre in pista, perché quello lo sappiamo costa tanto, però se ridimensioni tutto comunque ci sono delle spese, e sono delle spese che vanno dal preparare il motore, preparare la moto, avere le sospensioni a posto, allenarti, andare tanto a girare, far tante ore sulla moto è importantissimo, fare tante prove libere nelle piste dove devono essere, dove ci sono poi le gare, è importante. E non è economico, ad esempio, come giocare a calcio. Calcio basta che ti prendi una divisa, un paio di scarpette e tu giochi. E lì ci sono tanti fattori che portano a essere non costosissimo, ma comunque delle cifre che impegnative, esatto, abbastanza considerevoli, diciamo. Certo. Hai un pilota preferito? Sì, diciamo che, vabbè, tolto Celestino che ci sta facendo vedere, quello non si tocca, quello è a parte, diciamo così. E il mio pilota preferito è Andrea Dovizioso, un po' come, diciamo, che perché quel talento che non è mai stato riconosciuto tanto, solo ultimamente nella sua ultima parte di carriera, e poi come aveva appunto il suo approccio alle gare. Infatti Andrea Dovizioso ha anche aperto da poco un crossodromo vicino a Forlì, mi sembra, sì, in Emilia Romagna, dove c'è stato il recente alluvione. Quindi un po' anticonformista, perché Dovizioso è stato un grandissimo, sì, un grandissimo pilota. Diciamo che secondo me non ha raccolto quello che avrebbe dovuto raccogliere come risultati, però... Tanti così. Lo so, però a me piaceva. Quindi molto, molto tifoso di certo. Dovi. E nel mondo della pit bike, nel campionato che fai tu, è un campionato competitivo? Cioè ci sono diversi piloti protagonisti... Cioè c'è qualcuno che predomina rispetto agli altri, o più o meno il livello è... Ma allora, il livello di anno in anno si alza, perché si vede anche tempi alla mano, ogni anno i tempi migliorano, quindi io parlo per la categoria, la massima categoria, che è l'S1 Elite. Diciamo che non c'è, soprattutto quest'anno che hanno accorpato l'S1 Under e la Over, non c'è più distinzione di peso, li ha messi tutti assieme, ma c'è un limite di peso, il peso minimo che deve esserci. E diciamo che sono venuti fuori tutti i piloti forti, erano lì, facevano delle gare che io, se potevo, se non avevo qualcosa da fare alla moto, andavo in tribuna a vederle, perché impari molto, gare combattutissime, quasi nessun errore, cioè a volte nelle categorie più basse ci sono degli errori dettati da errori di guida, quindi calcolano male una staccata, che può capitare perché non sei amatore, invece lì che c'è gente che ha corso tanto e ha tanta esperienza, riescono a farti semmai tre sorpassi in un giro senza toccarsi, senza sfiorarsi, semmai a 3 centimetri dalla ruota davanti, e quindi sì, il livello è spettacolare, altissimo. Da vedere per gli spettatori. Sì, 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 sì.
è bellissimo e se si, come dico, se ho la possibilità vado sempre a vederla, perché oltre a imparare proprio ti dà gusto vederla. Bello. E anche seguito. Sì, 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 è seguito perché appunto oltre ad esserci tanti piloti, e diciamo soprattutto per le pit è di riferimento, perché sia tutte le case costruttrici che i piloti forti sono lì, quindi essendo lì tutti gli occhi puntati sono, gli occhi sono puntati tutti lì, e sì, hanno sia sui social che anche proprio sotto, diciamo, l'aspetto tecnico è molto molto seguito. Sì, quindi c'è la speranza che ci sia anche una maggior luce su questo mondo. Sì. Perché la pit bike sì, la usano anche tanto i grandi piloti, pensiamo ad esempio i piloti dell'Academy, piuttosto. Esatto. Che per come allenamento. Come allenamento. Difatti tanti piloti che ad esempio nell'Europeo, che c'è stato poco tempo fa, diciamo che alcuni campionati erano già finiti, quindi essendo in un'unica tappa sono venuti molti piloti anche tipo della 300 mondiale come Sabatucci e quella gente a correre, perché comunque loro oltre a essere bravi, quindi su qualsiasi cosa che salgono, sì, fortissimo, però ce l'hanno proprio come allenamento, e quindi sono venuti a fare l'Europea, hanno dato spettacolo e è stato bello. È andato bene per tutti. Sì, bene, sì, per sì, loro quello... che si sono, esatto, allenati, è andato, esatto, bene è andato spettacolo. Perché è andato... chi era lì a vedere si è divertito. Bene, speriamo che ci siano anche altri cartodromi che vogliano, speriamo, accogliere questo campionato e che quindi ci si possano avere anche più tappe. Sì, e quello delle tappe non so se è proprio un, diciamo, un limite di numero che danno al campionato. Però secondo me Spremulli, che è l'organizzatore, col suo staff sta facendo un grande, grande lavoro, perché ci ha portato in delle piste che solitamente con le pit non si vanno, tipo Cremona quest'anno. Cremona è anche un bel circuito, sì. Oppure ci ha portato, adesso non l'abbiamo più fatto, non era più in calendario, però abbiamo fatto 2 anni fa mi pare a Franciacorta, il cartodromo di Franciacorta era bellissimo. E quindi da parte loro c'è il massimo impegno, quindi diciamo che ci credono tanto e si vede, diciamo. Sì, sì, certo, come tutti gli organizzatori devono aver voglia anche di investire, sì, in questi, sì, sì, progetti. Secondo me loro ci credono proprio e hanno proprio una forte passione, quindi e si vede tutto. Quindi, certo. Bello. Grazie di essere stato il nostro ospite. Grazie a te. In bocca al lupo per il prossimo anno. Credi. Sperando che le cose negative si trasformino in cose positive. Cerchiamo di lavorare bene quest'inverno. Quest'inverno continuo ad allenarti. Va bene. Grazie. Grazie a te, ciao. Noi amici di Obiettivo News vi salutiamo, vi diamo appuntamento ad una nuova puntata. Vi ricordiamo di continuare a seguirci su ONTV Web, su Obiettivo News ovviamente e su tutti i nostri canali social. Ciao, a presto!